Io credo fondamentalmente che l'euro non svanirà, non se ne andrà, nel senso che ci sono troppi interessi consolidati per mantenerlo. In primo luogo io credo che ci sia un forte interesse americano ad avere l'euro come moneta ancillare, come moneta di sostegno, perché tutti guardano all'euro, ma io continuo a pensare che il vero centro della crisi sia il dollaro e gli Stati Uniti d'America. E quindi mi sembra una cortina fumogena questa per nascondere una importante verità, che è quella che la crisi non è europea soltanto, ma è una crisi della finanza mondiale irrimediabile. Quindi in questo contesto io ritengo che alla fine le forze che salvaguardano l'euro rimarranno prevalenti, almeno per un certo periodo di tempo. Gli attori che hanno scatenato il disastro sono protagonisti che sono in qualche misura perfino autonomi rispetto agli Stati Uniti, è come si potrebbe definire Frankenstein, cioè questa finanza mondiale è diventata una specie di mostro che agisce anche largamente in autonomia, sono i veri padroni del mondo, quelli che io ho definito i proprietari universali, quindi loro badano in modo preliminare ai loro propri interessi di gruppo, di struttura, e quindi il vero disastro non è targato solo Stati Uniti, è targato Stati Uniti e in primo luogo la cupola di cui parlò anche Scalfari e di cui io ho parlato nel mio libro Superclan. Questi sono i veri protagonisti del disastro, quindi è nato comunque laggiù a Wall Street, diciamo così. A questo punto, tuttavia, questo mostro dimostra di avere i piedi d'argilla, perché senza avere un sostegno europeo questo mostro non sta in piedi e dovrà fronteggiare direttamente il vero dirimpettaio di questa situazione, che si chiama lo yuan cinese. Questo è il vero problema, e io credo che agli stessi organizzatori di questo disastro adesso appaia chiaro che l'euro gli serve per poter fronteggiare il rapporto con lo yuan e quindi avere una qualche triangolazione che alleggerisce lo scontro inevitabile. Ecco. Sì, perché basta guardare la maggioranza che lo sostiene per capire che Mario Monti non può prendere una serie di decisioni che vorrebbe prendere, perché si sa quali sono le decisioni che vorrebbe prendere, sono quelle che stanno scritte nella lettera che Trichet e Draghi mandarono al governo italiano nell'agosto scorso. Le sue decisioni non sono misteriose, sono le decisioni cosiddette lacrime e sangue, cioè misure impopolari, come si dice di regola. Io traduco questa parola in misure antipopolari, quindi questo è il programma Monti, e il programma Monti deve essere scritto in termini di decreti e di leggi, e qui viene il problema, perché questa maggioranza formata dai partiti della casta che si sono messi d'accordo per salvare se stessi, tuttavia non è capace neanche di salvare se stessi questa maggioranza, per cui i contrasti lo stanno già paralizzando. In una situazione come questa quindi si va allo scontro sociale con un governo debolissimo che prenderà misure antipopolari e con i partiti che lo dovrebbero sostenere che si azzanneranno gli uni con gli altri per accusare gli uni e gli altri di aver voluto prendere le misure antipopolari. Quindi la situazione è altamente instabile. Ma è evidente che le misure che quando si dice equità e rigore, quale equità e quale rigore? Non c'è nessuna all'orizzonte nessuna equità, innanzitutto perché si è subito cominciato a toccare le pensioni, che è il massimo dell'iniquità. Rigore, non vedo quale rigore possa essere adottato da un governo sostenuto da questa maggioranza e da un governo peraltro etero italiano, cioè di fatto un governo che detta condizioni dall'esterno. Quindi né rigore né equità. Come diceva, cito ancora una volta Eugenio Scalfari nel suo editoriale di domenica scorsa, questo governo ha due
cartucce, questo fucile, diciamo così, il fucile Mario Monti ha due cartucce, una è la crescita e l'altra è il rigore. Ho già detto prima del rigore, la crescita non ci sarà, quindi una di queste due cartucce già è stata sparata a salve, è una cartuccia inesistente, perché non ci sarà nessuna crescita e noi stiamo andando a una recessione programmata, doppia, perché sarà una recessione italiana e una recessione europea e probabilmente una recessione mondiale di tutto l'Occidente. Quindi la cartuccia di Mario Monti è già stata sparata e non è servita a nulla, la seconda cartuccia non potrà spararla, quindi noi sostanzialmente andiamo a una vera e propria crisi istituzionale. Questa Repubblica così com'è non può funzionare, bisogna sentire il parere del popolo. Io a questo punto devo dire con tutta franchezza che credo proprio che occorra un'assemblea nazionale costituente per decidere come uscire da questo disastro. Io non credo che fallisca, dipende, se la lasciamo nelle mani della Banca Centrale Europea l'Italia va in default, sì, io sono certo che questi non sono più capaci di evitarci il disastro. Io credo che invece dovremmo impugnare la questione, un vero governo che risponda agli interessi del Paese dovrebbe prendere l'aereo immediatamente, andare a Francoforte, a Bruxelles e dire noi questo debito non lo pagheremo perché è un debito iniquo e ingiusto e illegale, vogliamo rinegoziare. Volete rinegoziare con noi? Siccome l'Italia è indispensabile per il mantenimento dell'euro e dell'Europa, se volete rinegoziare, rinegoziamo. E rinegoziare vuol dire fare i conti reali con quello che è possibile pagare, con quello che è giusto pagare e con un programma di risanamento che tenga conto degli interessi popolari del Paese in primo luogo. Se l'Europa accetta la rinegoziazione, naturalmente bisogna rimettere in discussione il Trattato di Lisbona, il Trattato di Maastricht, cioè ridisegnare i confini dell'Europa, a questi, i confini, diciamo così, istituzionali. A queste condizioni l'Italia potrebbe avviare un programma di risanamento partecipandovi, altrimenti ne usciamo e andiamo per conto nostro per un certo periodo di tempo. Non saremo gli unici, la Gran Bretagna è fuori, la Svezia è fuori, ci sono diversi paesi che non hanno adottato l'euro, non moriremo certo se dovessimo uscire dall'euro per un certo periodo e facessimo secondo i nostri interessi.